Buongiorno, cerchiamo nel libro dei Salmi al capitolo 8, versetti dal 3 al 5, e dice: Quando considero i tuoi cieli che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai formato, mi chiedo, che cosa è l'uomo perché tu te ne prenda cura? O il figlio dell'uomo perché tu ne tenga conto? Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli e lo hai coronato di gloria e di onori. Ma noi non sempre riusciamo a scorgere tutto ciò. Anzi, spesso avvisiamo davanti a noi delle nuvole oscure. E allora esprimiamo. Il cammino è travagliato e i piedi sanguinanti. Quanto dista Canaan, quanto dista Canaan. Il suo riparo aspiriamo ogni giorno ven di più. Quanto manca, è distante Canaan. Siamo stanchi, tanto stanchi, molto stanchi di vagare nel deserto qua e là. Siamo stanchi, tanto stanchi, quanto manca, è distante Canaan. Per la strada che percorriamo, possiamo vedere le orme di coloro che sono già passati. Spesso orme di sofferenze. E ancora ci chiediamo, ma quanto tempo manca? Quanto è distante Canaan? La nostra casa, il luogo del nostro riposo, dove Dio asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi, dove non ci sarà più né morte, né dolore, né fatiche, dove vivremo alla presenza del nostro Dio, Creatore e Redentore. Egli allora ci risponde che non manca e non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni ritengono sia in ritardo, ma è paziente verso di noi tutti, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Egli aveva chiamato 12 uomini a collaborare con lui. Allo stesso modo, oggi chiama noi a collaborare per mezzo dei doni che ci ha elargiti, affinché la buona novella di salvezza raggiunga il cuore degli uomini. In attesa di ciò, volgiamo lo sguardo al cielo per chiedere: da dove mi verrà l'aiuto oggi? Egli ci risponde: il tuo aiuto viene da me, l'Eterno, che ho fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che i tuoi piedi vacillino. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco colui che protegge Israele non sonnecchia né dorme. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli è alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli preserverà la tua anima. L'Eterno proteggerà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e per sempre. Ecco, queste parole ci invitano a confidare in Lui completamente. E la nostra oscurità
diventerà aurora. Dio ti benedica oggi.